Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 4, 22 ottobre, 23 ottobre, 20, capitoli 23 e 24. Questa mattina mi trovavo tutta oppressa e con timore che non fosse Gesù benedetto che operasse in me, ma il demonio. Ma con tutto ciò non mi sapevo contenere di cercarlo e desiderarlo, sebbene quando appena si è benignato di venire e mi ha detto: chi è che assicura che esce il sole se non la luce che mette in fuga le tenebre notturne? Ed il calore che espande nella stessa luce? Se si dicesse che è uscito il sole e con tutto ciò si vede più densa l'oscurità della notte, non si sentisse nessun calore, che diresti tu? Che non è sole vero che è uscito, ma falso, perché non si vedono gli effetti del sole. Ora, se la mia vista ti fuga le tenebre e ti mostra la luce della verità, facendoti sentire il calore della mia grazia, perché vuoi lambiccarti il cervello che non sono io che opero in te? Aggiungo, perché così vuole l'ubbidienza, che l'altro giorno stavo pensando: se davvero si verificassero tanti castighi che ho scritto in questi libri, chi avrà il cuore di essere spettatrice? Ed il benedetto Signore con chiarezza mi fece comprendere che taluni si verificheranno mentre sarò ancora in questa terra, altri dopo la mia morte e certi saranno risparmiati in parte. Onde restai un poco più sollevata pensando che non mi toccava di vederli tutti.
Ecco soddisfatta la signora obbedienza che si era incominciata ad accigliarsi ed ammenare la mente e rabbuffi. Che so, pare che questa benedetta signorina non si vuole in nessun modo adattare alla ragione umana, non si vuole investire di nessuna circostanza, anzi pare che non ha affatto ragione. Ed è un bel crepare avere a che fare con una che non ha ragione. Per poter stare un po' in buono è necessario che si perda la propria ragione perché la signorina si va vantando. Io non ho nessuna ragione umana, perciò non so adattarmi all'uso umano, la mia ragione è divina. E chi vuol vivere in pace con me è assolutamente necessario che perda la sua per fare acquisto della mia. Ecco come ragiona bene la signorina, che si può dire? È meglio tacere, perché dritto o rovescio vuol sempre avere ragione, e si gloria di darti tutto il torto. Questa mattina, avendo fatto la comunione, il mio adorabile Gesù mi faceva vedere il confessore che metteva l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione. La mia povera natura me la sentivo ripugnante, non perché non volessi soffrire, ma per altre ragioni che qui non è necessario descriverle. Ma Gesù, come lamentandosi di me, diceva al Padre: non vuole sottomettersi. Io mi sono intenerita al lamento, il Padre ha rinnovato il comando e mi sono sottoposta. Dopo aver sofferto un poco, siccome vedevo il Padre presente, il Signore ha detto: diletta mia, ecco il simbolo della Sacrosanta Trinità, io, il Padre e tu. Il mio amore, fino ab eterno, non è stato mai solo, ma sempre unito in perfetta e scambievole unione con le divine persone, perché il vero amore non sta mai solo, ma produce altri amori e gode di essere riamato dagli amori che lui stesso ha prodotto. E se sta solo, o non è della natura dell'amore divino, oppure è solo apparente. Se sapessi quanto mi compiaccio e gusto di poter continuare nelle creature quell'amore che fino ab eterno regnava e regna tuttora nella Santissima Trinità. Ecco pure perciò dico che voglio il consenso dell'intenzione del confessore unito con me, per poter continuare più perfettamente questo amore simbolico della triade sacrosanta. Ottimo, in questi due paragrafetti abbiamo anzitutto da meditare su un criterio di discernimento non solo dei fatti di origine straordinaria, per capire se sono provenienti da Dio o dal diavolo. Gesù qui dà un criterio molto importante, ma anche per i nostri pensieri, in via molto molto più ordinaria, per le nostre esperienze. Per le reazioni che abbiamo quando entriamo in contatto, non lo so, con qualche predica, con qualche scritto di qualche santo o sedicente più o meno vero, insomma, mistico o cose di questo genere. Gesù dà un criterio molto molto bello, partendo dal fatto che Luisa, come accade alle anime autenticamente soprannaturali, le capita di avere ogni tanto la tentazione, ovviamente, che quello che scrive non abbia origine divina, ma abbia origine diabolica. Ora, dicono i maestri di spirito che questo pensiero, quando è, come dire, moderato, cioè quando non porta, insomma, l'anima a assecondarlo con un pieno consenso, quindi da parte di anime che hanno ricevuto operazioni di questo genere, mancando in questo caso, insomma, alla dovuta anche gratitudine che si ha nei confronti del Signore, no? Ecco, però quell'atteggiamento che tutti dobbiamo avere, anche nella vita ordinaria, quella porticina di apertura, insomma, del cuore che consenta anche eventualmente al padre spirituale di dire: guarda, forse sarebbe, insomma, così, no? È sempre prudente averle in tutte le cose, perché è proprio dell'umiltà essere fermamente risoluti e convintissimi, insomma, di avere ragione, è proprio della prudenza e dell'umiltà, forse ho sbagliato prima a parlare, che è proprio della superbia essere sempre risoluti e convinti di avere ragione, mentre è proprio dell'umiltà e della prudenza essere pronti a mettersi in discussione, certo non in maniera grossolana, ecco. E non certamente nelle cose che riguardano la fede divina e cattolica, no? Ecco, però
Quando si tratta di qualcosa di delicato, di opinabile, questo atteggiamento di per sé, ecco, purché sia unito a moderazione e soprattutto a spirito di obbedienza, ecco, perché il discernimento su queste cose non è fatto quando si tratta di cose soprannaturali solo dal diretto interessato, ma con il supporto della Chiesa, mai, ecco, in maniera autoreferenziale, perché nemo iudex in causa propria, dicevano già i romani, nessuno può giudicare le cose sue. Comunque, a prescindere da questa considerazione, quindi diciamo che in linea di massima, ad un primo approccio, per concludere questa parentesi, quando uno, ma questo vale anche nelle cose ordinarie, anche quando uno c'è una bella esperienza di Dio, no? Cioè, qualcuno dice, ah, io ho sentito questa ispirazione, questa viene dal cielo, calma. Buono, cioè se era una buona ispirazione probabilmente viene dal cielo, quindi tienila per buono, ecco, non incominciare ad avere atteggiamenti insomma fanatici o estremi, che già sono un segno cattivo, insomma, quella cosa non viene dal cielo, perché le cose che vengono dal cielo non producono questi effetti, quindi producono sempre certamente degli effetti positivi, ma sempre uniti alla famosa moderazione, ponderazione e umiltà, nessun tipo di esaltazione di fanatismo o cose di questo genere. Questo vale anche per le cose ordinarie. Comunque, chiuso tutte queste parentesi. Gesù dà un criterio di discernimento fondamentale, che è il criterio del sole. Cioè, una cosa che viene da Dio, questo lo diceva già Sant'Ignazio di Loyola, produce sempre due effetti, oltre a tutti gli altri. Per esempio, gli effetti interiori della pace profonda, della gioia. Ma da un punto di vista generale, quando una cosa viene da Dio, aumenta la luce che c'è nella tua anima da un punto di vista oggettivo, cioè comprendi meglio qualche verità di fede, conosci meglio qualche verità di fede, ma soprattutto conosci un po' meglio te stesso, vedi con maggior umiltà i tuoi difetti, ti rendi conto con serena, diciamo così, sempre umiltà, degli sbagli che hai commesso. E questo produce in te non atteggiamenti malsani di turbamento, di depressione, di disperazione, di dire no, Dio mi ha abbandonato, non serve più niente a niente, eccetera, eccetera, ma produce quell'atteggiamento santo che la luce del Signore vuole provocare in noi, cioè la conversione, l'umiltà, l'umile accettazione delle proprie miserie, dei propri errori. E al tempo stesso dice, va bene signore mio, grazie che me l'hai fatto vedere, cominciamo a lavorare e faremo meglio, punto e basta. Ecco, quindi la luce sulle verità di fede, la luce su se stessi, la luce anche quella luce, diciamo così, profonda sulla propria vita, il comprendere un po' in parte quello che il Signore sta facendo con noi, dove ci sta portando, il maggiore discernimento, la maggiore luce, ecco, nel vedere, ecco, la luce, ecco, la luce è Dio, Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre, scrive San Giovanni. Tra poco arriverà la veglia di Pasqua e vedremo la splendidissima liturgia della luce, no? Assai significativa, ecco, certamente avremo modo di rifletterci e meditarne, ecco, aiutati dallo splendore, ecco, della liturgia della Santa Chiesa. Ecco, insieme alla luce, appunto, come illuminazione, c'è anche il sole, anche riscalda, c'è il calore. Gesù dice che la vista vede la luce della verità, ma il cuore sente il calore della grazia. Allora, un altro segno che l'esperienza che si sta vivendo, un'esperienza personale di conversione, un'esperienza di contatto con un gruppo, non lo so, un'esperienza spirituale, se è autentica, porta nel cuore un aumento della grazia, non soltanto diciamo così in generale, ma anche della grazia che si percepisce come calore. Che significa? Significa che aumenta l'amore di Dio. Quando siamo sotto l'effetto della sua azione. Per cui, quando dentro,
Per esempio a me sacerdote, no? Ogni tanto mi vengono a dire, ma sa padre, io faccio parte del movimento X, del gruppo Y, dell'associazione Z, però è tanto tempo che vado lì, non sento, non mi dà più niente, la mia vita è ferma a destra e a sinistra, dico che devo fare? Io non dico mai alle persone che devo fare, dico figlio, devi fare discernimento. No, questo non significa che questa realtà sia negativa in se stessa, no? Può darsi, questo lo devi vedere tu, che abbia assunto ad un compito nella tua vita, nel senso che il Signore per un certo tempo si è servito di questa realtà per parlare al tuo cuore, per aiutarti, per farti crescere. Ari adesso ti chiede altro, ti porta ad altro, quindi come hai ringraziato il Signore, ne hai beneficiato per averla avuta, così adesso ti metti tranquillo, non ci sta più, c'è altro. Non succede niente, non muore nessuno perché non esistono in questo mondo realtà assolute, d'accordo? Ecco, e Dio solo è assoluto, ecco. E Dio ci guida secondo quelli che sono i suoi canoni e i suoi criteri, no? Quindi questa cosa ti fa crescere nella conoscenza della verità, ti fa crescere nel calore, cioè nell'amore di Dio e anche nell'amore del prossimo. No? Allora, mettili davanti al Signore, forse il Signore ti sta portando ad altro e piano piano ti farà capire cos'è questo altro, no? Ecco, quando invece uno sta nelle tenebre, quando uno sta per periodi troppo lunghi, ecco, nell'aridità, nel senso che la preghiera è una sorta di pensum, un incubo, insomma, che uno lo fa, ma lo fa sempre, 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 sempre per forza, e questo per periodi troppo prolungati, perché certamente, dicono i maestri di spirito, la nostra vita interiore, ogni tanto il Signore, come dire, ci toglie un po', è come un bambino che la mamma stacca dalla mammella, ogni tanto lo stacca un po', ecco, per fargli tornare la fame, però non lo stacca per 10 anni, lo stacca per 5-6 ore, no? E poi ce lo riattacca, insomma, quindi altrimenti il bambino morirebbe. Quindi se la luce non aumenta e se l'amore di Dio non aumenta, questi sono segni sospetti, diciamo così. Se poi uno ci aggiunge che lo stato d'animo non è sereno, non è tranquillo, non si avverte la pace, si è turbati, si vive nell'agitazione, si vive nell'angoscia o cose di questo genere, è chiaro che i segni si accumulano e uno è molto molto agevolato, insomma, nel fare discernimento che qui non stiamo vivendo nella divina volontà in questo singolo momento della nostra esistenza, no? È bene ricordarlo questo criterio di discernimento per la nostra vita interiore e fare applicazioni alla nostra esistenza, ciascuno, io per primo, nella propria esperienza di vita personale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, lui si torna a parlare della virtù dell'ubbidienza. Ecco, virtù dell'ubbidienza che per lei, come sappiamo, aveva anche il canale della mediazione ecclesiale, quindi doveva scrivere queste cose, queste sue considerazioni che graziose, no? Dice, Signore, non mi avete tutti quanti i castighi che mi hai annunciato, se no starò troppo male, e quello che poi il Signore gli risponde, no? E da questo trae occasione per intessere, come dire, un grazioso, anche se graziosamente polemico, florileggio sulla grandezza dell'obbedienza. È una cosa importante, dice. Teniamo sempre presente, dice, ma io non ho il direttore spirituale, non ho fatto nessun voto d'obbedienza, questo non è per me. Insomma, ecco, non è proprio del tutto così. Perché noi comunque a Dio dobbiamo ubbidire, ecco. E insomma, salvo una persona che non sia, come dire, ecco, scapola vita, quindi non c'è più genitori, non c'è più il marito, o non c'è più il superiore, se è suora, non c'è più il vescovo, se è prete, insomma, nessuno a cui obbedire, è sempre un po' difficile rimanerci in questo mondo, no? Quindi, comunque, a prescindere e al di là delle mediazioni umane sulle quali sempre dobbiamo fare l'esame di coscienza, ecco, i figli devono obbedire ai genitori, le sante mogli devono obbedienza, ovviamente questo strettamente inteso, al marito. I sacerdoti devono obbedienza al vescovo e al papa, i religiosi devono obbedienza al vescovo, al papa e al superiore canonico, al superiore generale della sua congregazione, devono essere sottomessi alla regola che hanno professato, quindi ci sono varie cose.
E su questa virtù dobbiamo essere sempre molto molto puntuali, precisi. Ecco perché Dio ama gli obbedienti. Luisa spiega, ecco, scherzando un po', che l'obbedienza, dice, non si può ragionare con uno che non ragiona. Dice, non c'è ragione umana. Infatti l'obbedienza non c'è ragione umana. La ragione umana, che i maestri di spirito chiamano diversamente i ragionamenti dell'amor proprio, che è la stessa cosa, ecco, non pensa in maniera soprannaturale, pensa in maniera umana. Adesso, con tutto il rispetto per l'Apostolo, però purtroppo prima del salto di qualità è stato lui ad essere incappato in queste cose, no? L'emblema della ragione umana è descritta in quell'episodio focale, ecco, del Vangelo, quando Gesù annunzia la passione, San Pietro proprio poco dopo averlo riconosciuto per rivelazione soprannaturale come il figlio di Dio vivente, gli dice: guarda, Signore, lungi da te, per carità, questo non ti accadrà mai, che tu debba andare a soffrire a morire. San Pietro pensa in modo umano. È Gesù che deve obbedire al Padre fino alla morte di croce, pensa in modo soprannaturale, lo rimprovera dicendo: vai via da me, Satana. No, lo sappiamo tutti a memoria, insomma, questo passo del Vangelo. E dice: perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Perché l'ubbidienza ci mette quasi sempre davanti, ma già in se stessa l'ubbidienza è una croce. D'accordo? Perché fare quello che ti dice di fare un altro è la croce più grande che possa esistere. Ecco, per questo che la vita nella divina volontà, ci siamo detti tante volte, produce un sacrificio che più grande non si possa offrire al Signore. Uno può fare tutte le penitenze dei più grandi. E, come dire, combattenti, austeri, ecco, e tutto quello che vuole, può massacrarsi come vuole, ecco, ma un atto di rinuncia alla volontà propria per fare la volontà di un altro è più grande di qualunque massacramento, insomma, ecco, penitenziale che uno possa fare, esercizio, fioretto, tutto quello che uno vuole. Ecco, l'ubbidienza è ovviamente la quintessenza di questa disposizione, perché chiede esattamente, costantemente, questo sacrificio. Ecco, quindi chi vuole vivere in pace con l'obbedienza, ecco, con me, ecco, Luisa immagina che lei parla, deve perdere la ragione umana e fare acquisto della mia. E questo chiaramente è considerazione consona e adatta a tutti. E prima e meglio la si fa, a mio modestissimo avviso, e tanto meglio è. Poi abbiamo il secondo capitoletto, anche qui è stupendo, ecco, nella sua apparente semplicità. Gesù le mostra il paragone, cioè instaura lui, diciamo così, una sorta di paragone, una sorta di analogia, di proporzionalità, si dovrebbe chiamare così, tra la Santissima Trinità e lui, il Padre spirituale, confessore, e Luisa, spiegandogli qui una caratteristica molto bella dell'amore. Io sarei dire, oltre che molto bella, direi anche molto cattolica. Ecco, noi sappiamo che, premesso che, per esempio, nella vita, nella divina volontà, l'abbiamo meditato tantissime volte, una delle caratteristiche è l'intensificarsi o l'instaurarsi di un rapporto intimo e personale tra l'anima e Gesù, che è una cosa assolutamente necessaria. Ecco, ma questo rapporto intimo e personale non cade mai nell'eccesso, quello che si chiama l'intimismo, o, per usare una parolaccia un po' più forte, il solipsismo. Quindi io me ne resto da solo con Gesù, nel mio rapporto ci sono io e lui e non ci entra nessuno. Questo è un po' troppo. Questo è un po' troppo perché, per divina volontà, Gesù ha stabilito che il binario della nostra fede viaggi su due rotaie, due: il rapporto personale con Gesù e
E il rapporto comunitario, cioè vissuto dentro la Chiesa con i fratelli, il rapporto immediato con Lui che stabilisco nell'intimo del mio cuore, ma il rapporto anche mediato dalla Chiesa. Qualunque degenerazione o radicalizzazione o unilateralizzazione di uno di questi effetti porta all'eresia. Perché chi, come dire, enfatizza quasi unilateralmente la dimensione comunitaria mediata del rapporto con Gesù, ecco, corre il rischio di avere una fede che è una non fede, nel senso che è un insieme di cose esteriori, ma che nella sostanza non c'è niente, la persona non ama il Signore e non adempie il primo comandamento. Però è pericolosissimo anche, specialmente per certe anime un po' fragili, un po' deboli psicologicamente, noi dobbiamo sempre fare i conti con la nostra psiche, ecco che bisogna vedere se è perfettamente equilibrata, sana o cose di questo genere. Quindi se uno si fa il suo mondo interiore, il suo, senza che nessuno ci possa mettere bocca, può cadere nel pericolo di vivere nelle più pie e pericolose a volte illusioni e diventare soltanto preda di varie forme di turbamenti di origine psicologica o psichiatrica, ma può addirittura cadere, insomma, in trappole, in lacci brutti da parte del nemico. Quindi ci deve essere sempre, ecco, questa dimensione comunitaria, ecco, anche del nostro amore, come dice Gesù stesso, no? Il mio amore ab aeterno non è stato mai solo. Dio è uno, ma non è solo, si dice sempre, ogni buon prete ricorda nella festa della Santissima Trinità, no? Domenica dopo Pentecoste. Dio è uno, ma non è solo, perché è una comunità di persone. La divinità è triforme, dicono i padri della Chiesa, non c'è una monade. Questa è la differenza fondamentale che c'è anche tra il Dio che annuncia il cristianesimo e quello che annunciano le altre due religioni monoteiste, che sono l'Islam e l'ebraismo, no? E non è un fatto senza significato. Qui Gesù ne spiega la conseguenza immediata, no? Perché se la vita trinitaria, che è vita di amore, è così, quindi è vissuta dentro una comunità di persone, cosa significa? Significa che non esiste vita cristiana se non in questa dimensione sociale. Ecco perché la Chiesa deve essere vissuta, deve essere amata, non può essere bypassata né da ragioni, dice, ma sai, io preferisco pregarmi il nostro Signore a casa mia, in chiesa non ci vado e non voglio niente, nessuno, c'è cioè, il mio rapporto con Gesù, questa è la cosa grossolana, no? Poi stanno le cose più raffinate, ecco, di quelli che si pensano di essere grandi mistici e si mettono a fare il fai da te nelle cose, insomma, alte, ecco, della vita interiore, andando poi a cadere chiaramente, ripeto, in problemi che quando va bene sono, che poi non è che va tanto bene, insomma, quando va meno peggio, diciamo così, ecco, sono di origine psicologica o psichiatrica, e quando va peggio sono di altro genere. Oppure quelli che traggono pretesto da miserie, problemi, a volte peccati, diciamocelo pure francamente, non ho detto i papi, insomma, di qualche membro o uomo di chiesa per dedurne, ah no, 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 io non a chiesa non ci voglio stare, perché guarda che schifo che ci sta, e quindi anche con ottime ragioni, ma ottime tra virgolette, perché sono speciose e apparenti, si cominciano a fare le rivoluzioni oppure le battaglie, insomma, contro i mulini a venti, come se fosse possibile una vita senza la Chiesa. Non si può. Quindi questo è un punto fondamentale. Io mi sto permettendo, insomma, quest'anno di portarci l'attenzione per volontà certamente del vescovo della mia diocesi, ma non solo per questo, sia negli incontri, insomma, di formazione di catechismo degli adulti, sia anche in diversi articoli che sto scrivendo, no? Perché è importantissimo comprendere questa dimensione, così come
la viviamo e come c'è data di viverla oggi. Ecco, perché come non esistono le famiglie del Mulino Bianco, se non nella fantasia e nel sogno, perché era pur legittimo, insomma, di chi vive la dimensione familiare, così non esiste la chiesa perfetta o ideale dove tutti stanno al posto loro e fanno bene quello che la Divina Volontà gli assegna. Questa, cioè, esiste, ma non sulla terra. La vedremo quando andremo dall'altra parte, quando la Chiesa, diciamo, rifulgerà in tutto il suo splendore. Qui sulla terra esistono le nostre realtà, a volte povere e limitate, ma attraverso cui passa la necessaria presenza, ripeto, comunitaria e immediata della nostra esperienza dell'amore di Dio, che altrimenti perde di autenticità e diventa, come dire, pericolosa, mi sembra un termine troppo forte, diciamo, in prima battuta, però diventa non sicura, ecco, diciamo così. Ecco. E quindi, sempre per la nostra meditazione, è bene interrogarci sul nostro amore alla Chiesa, sul nostro rapporto con la Chiesa, sulla nostra gratitudine al Signore per averci dato la Chiesa e anche, ecco, sul nostro rapporto comunque personale che dobbiamo mantenere e sviluppare e crescere sempre di più con Gesù. Ecco, perché questa è una caratteristica della vita nella Divina Volontà che tende appunto a favorire quest'instaurarsi di questa relazione intima e personale, stupenda, d'amore reciproco tra l'anima e il suo Signore. Ti chiediamo, Divina Maria, la grazia di avere sempre un sano e santo discernimento, aiutato dalla tua intercessione per poter comprendere luci e le grazie che vengono da Dio per accoglierle e secondarle, e avere sempre discernimento su ciò che invece da Lui ci allontana. Ti chiediamo la grazia di aiutarci a pensare sempre in maniera divina e soprannaturale e non umana. La ragione umana deve essere sepolta e sparire dentro il mondo divino del Fiat Supremo. E poi ti chiediamo come fu anche per te. Tu hai vissuto una vita, ecco, sottomessa alle autorità che il Signore ti ha messo dinanzi. Quindi, pur avendo un rapporto garantito e unico con il Signore, prima i genitori, poi i superiori nel Tempio, poi San Giuseppe, e poi dopo l'ascensione di Gesù, passata la piccola parentesi della solitudine, San Giovanni fino all'Assunzione. Ecco, questo ci faccia ricordare che nessuno di noi è esente, ecco, dalla mediazione, dalla necessità di obbedire e dalla dimensione anche comunitaria dell'espressione e della vita della nostra fede. Mantienici sempre su questi binari, o Divina Maria, perché il treno della nostra anima abbia a camminare spedito, ecco, verso la stazione di arrivo e non abbia mai a deragliare, producendo disastri in noi e intorno a noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.